Oggi ci troviamo nel negozio Fildar, siamo a Patti, un negozio particolarmente specializzato in capi d'intimo particolari. Particolari perché? Perché si parla di reggiseni con coppe grandi in modo particolare, poi chiaramente il negozio ha tutto l'assortimento di intimo e di abbigliamento per taglie forti. Un accessorio che esprime appieno la femminilità della donna, la sensualità della donna, ma per poterlo fare deve vestire bene ed è importante che vesta bene perché un seno grande può costituire anche dei problemi di salute perché appesantisce le spalle, quindi è importantissimo che venga sostenuto nella maniera corretta. E sono in compagnia proprio di una cliente, sono in compagnia di Mary, alla quale chiedo subito perché hai scelto proprio questo negozio. Io ho scelto questo negozio perché, essendo appunto specializzato in taglie curvi, mi ha dato subito la possibilità di poter trovare appunto il reggiseno della mia taglia. Prima di conoscere Fildar avevo serie difficoltà ad individuare appunto la mia taglia. Invece qui ho trovato una consulenza ottima che mi ha indicato la strada migliore per appunto individuare la mia taglia perfetta. Consulenza perché? Perché proprio come dicevo prima, il reggiseno per coppe diciamo abbondanti si deve caratterizzare da alcuni elementi, per dire le bretelle sono un po' più grandi, ci sono dei ferretti che lo sostengono, ma deve essere anche aperto per mostrare la sensualità nel pieno. Quindi tutti questi elementi li possiamo trovare soltanto in un negozio specializzato che sa cosa proporre e soprattutto che ha gli articoli giusti, è così? Assolutamente sì, ed è quello che si trova qui da Fildar. Troviamo una vasta gamma di prodotti di abbigliamento intimo. Io mi trovo molto con Triumph, appunto per i reggiseni, però troviamo anche altri prodotti, troviamo dell'intimo modellante, troviamo degli slip. C'è un assortimento molto vasto e assolutamente bello. Dimmi un po', Mary, adesso si avvicina la bella stagione, si avvicina il periodo di andare a mare. Qui da Fildar si possono trovare dei costumi proprio per il genere curvi? Assolutamente sì, certamente trovo i costumi, c'è anche una... Oltre ai costumi troviamo anche della pigiameria e troviamo anche degli abiti estivi prettamente per il mare, comodi e molto colorati. E quando arriva l'inverno e abbiamo bisogno di un pigiamone per stare a calduccio, sicuramente qui troverai anche quello che fa per te. Assolutamente sì. Cara Mary, un reggiseno che tale si chiami, che proprio esprima al massimo quella femminilità, quella sensualità che dicevamo prima, deve avere delle caratteristiche. Noi qui alle nostre spalle vediamo un'ampia collezione. Ce ne sono in pizzo, ce ne sono in tessuto, ce ne sono di diverso tipo. Come ti orienti tu? Allora, entrando qui è ovvio che c'è appunto una vasta scelta e troviamo dal reggiseno basico a quello un po' più sfizioso, ma soprattutto troviamo un reggiseno di qualità che sostiene e soprattutto che dura nel tempo, che è importante. E certamente in un periodo dove si deve fare anche un occhio all'economia, che duri nel tempo è importante, anche perché trovarli è difficile. Voi avete la fortuna di avere questo negozio a portata di mano, ma trovarli è difficile, quindi una volta che sia è bene tenerlo come un tesoro prezioso. Cara Mary, io ti ringrazio per il tuo intervento, continuo la mia passeggiata in questo meraviglioso negozio e vedo di incontrare qualche altra cliente. Grazie mille, grazie a voi. E
passeggiando tra colori, tra intimo, tra pigiami, tra costumi, incontriamo un'altra cliente, incontriamo Giusy. Giusy, anche tu qui, come mai? Fondamentalmente per le stesse ragioni di Mary, anch'io da tempo cercavo un reggiseno che mi vestisse in maniera perfetta e qui finalmente l'ho trovato. Diciamo che i miei problemi erano un giro d'orace abbastanza stretto a fronte di una coppa abbondante invece, quindi qua non solo ho trovato la consulenza adatta a me, che non ho mai trovato da nessuna parte, ma ho anche trovato la mia taglia perfetta. Reggiseni sensuali, reggiseni un po' sportivi, reggiseni anche per il mare. Da quanto tempo vieni in questo negozio? Beh, ormai da tempo, infatti so anche dove si trova la mia taglia di reggiseno, ve la mostro. Questa è una taglia particolare che non sono riuscita a trovare neanche nei più noti franchising di intimo. Qui invece la troviamo in vari modelli e vari colori. Ma dobbiamo dare anche un'indicazione ai fidanzati e ai mariti che vogliono fare un regalo particolare. Dove si trova questo negozio? Si trova a Patti, in via Padre Pio 8. Esattamente, superato l'ospedale, la prima traversa a destra, giusto? Sì, esatto. Ma abbiamo parlato di giro torace, abbiamo parlato di misura di reggiseni e abbiamo parlato anche di coppe. Ma cosa sono e come si determina? Per fare questo chiamiamo in campo Virginia. Giusy, ti pregherei di togliere un attimo la giacca perché la misura del reggiseno, la famosa seconda, terza, quarta, si determina misurando il torace nel sottoseno. Da questa misura togliamo 60 cm e il ricavato lo dividiamo per 5. Quello che uscirà fuori sarà la misura del nostro reggiseno. La coppa invece come si determina? Si deve misurare, come abbiamo visto che ha fatto Virginia, proprio si misura il giro seno sottratto il giro torace, quindi la misura sottoseno, il risultato, la sottrazione, se inferiore a 5 avremo una coppa A. Tutti i margini superiori di 5 cm corrispondono alla coppa B, alla coppa C, alla coppa D, ma in questo negozio, pensate bene, arriviamo addirittura alla coppa I e alla coppa J. Delle misure assolutamente grandi, delle misure, posso dire, l'ottava, la nona, qualcosa di introvabile in tutta la provincia di Messina. E quindi l'appuntamento, cara Giusy, cara Mary, è quello di venire qui a Patti, in via Padre Pio, proprio vicino all'ospedale di Patti. Messaggio per i fidanzati, ma messaggio per chi porta un seno abbondante, per tutte le curvi, le bellissime donne curvi che hanno bisogno di mettere in mostra il lato più bello, più sensuale, più femminile. Aggiungerei anche per chi ha un torace stretto e una coppa abbondante. Portare un reggiseno significa anche stare bene con se stessi e mostrare agli altri il benessere che proviamo. Naturalmente un reggiseno ben portato non deve lasciare segni sulle spalline, quindi ci vuole una spallina larga, ma soprattutto non deve, come posso dire, fuoriuscire, perché altrimenti è poco sensuale, no? Sì, infatti io ho sempre avuto queste difficoltà perché in qualsiasi negozio io sia andata mi hanno sempre dato comunque una coppa B e mi sentivo in qualche modo costretta perché appunto fuoriusciva tutto. E qui invece ho scoperto la mia coppa perfetta, quindi ho una vestibilità davvero perfetta e mi trovo davvero bene. La bellezza, la famosa bellezza, il famoso equilibrio tra quello che sente il nostro cuore, tra quello che elabora la nostra mente, tra quello che vedono i nostri occhi e che è importante manifestarlo in ogni cosa, partendo dal reggiseno che poi è l'accessorio più guardato, diciamolo pure, no? Sì, esatto. Cara Giusy, io ti ringrazio, invitiamo tutti i nostri telespettatori a raggiungere questo negozio
e a provare tutto quello che qui è disponibile. Sì, è super consigliato, quindi venite numerosi perché troverete davvero di tutto, qualsiasi coppa, qualsiasi misura, qualsiasi modello e tantissimi colori, quindi una vasta varietà di colori e modelli.